cosa molto molto importante, dopo aver visto questo oroscopo, guarda anche quello del tuo segno ascendente e per il segno in cui hai la luna. Questo è molto importante per una previsione molto più accurata. Mi raccomando, va bene? Benvenuto, caro amico dell'Acquario. Andiamo a vedere anche per te l'oroscopo settimanale per il tuo segno zodiacale, l'Acquario, appunto. Andiamo a vedere quali sono le previsioni per la settimana dal 20 al 26 luglio 2020. Lo faremo grazie ai miei tarocchi, ma anche grazie all'astrologia. Andremo a vedere i segni zodiacali. Più tardi vedremo quali segni zodiacali, con quali segni zodiacali avrai a che fare durante la settimana, va bene? Per adesso ti dico che Venere dai Gemelli sta facendo ancora un trigono bellissimo al tuo sole, quindi sicuramente sono possibili nuovi flirt, nuovi amori, nuove conoscenze, nuove amicizie. Nuove o vecchie, insomma, semplicemente un momento abbastanza favorevole per quanto riguarda il cuore, ma anche per quanto riguarda la tua persona più bella, più voluta, più ben voluta. Insomma, diciamo, ti potresti rimettere in sesto se tu ne avessi bisogno, anche proprio fisicamente, cioè anche la sua bellezza potrebbe tornare a splendere, va bene? Andiamo a vedere i tarocchi che dicono, quindi per il segno dell'acquario. Come trascorrerà la settimana, Acquario? E infatti, come volevasi dimostrare, ma che te lo dico a fare? Qui c'è un uomo che vi desidera, che vi vuole, però ce n'è anche un altro. Cioè, qui vedo dei limiti anche alla vostra libertà o alle vostre volontà, dovuta ad un uomo. Uomo che potrebbe essere il marito, il fidanzato, magari anche ex, per amor di Dio, non è che. Però, invece che essere fonte di gioia, è fonte di limitazioni. Quindi qui ci potrebbe essere un uomo che ci limita nei nostri movimenti, nei nostri, in quello che vorremmo fare, nelle nostre volontà, qualsiasi esse siano. Cioè qui siamo in troppi, non è che posso dirvi vi limita in questo, in quello, ognuno avrà la sua situazione personale, ok? Però c'è questo signore non cattivo, per l'amor di Dio, però un pochino incavolato con voi sicuramente. Che vi potrebbe mettere, non voglio dire bastoni fra le ruote, però ci prova, ecco, però ci prova, va bene? Quindi posso vedere anche questo. Poi vi vedo pianificare qualcosa, potreste pianificare qualcosa forse proprio con questo signore, ma anche se, e dico, sottolineo, se, non mi è venuta a mente. Se ho detto se l'avete mai vista, sicuramente sì, Cenerentola, hai visto quando le promette di portare anche Cenerentola alla festa al castello, no? Che gli dice: se mi rammendi tutti i vestiti, se lavi tutto il castello, se pulisci tutto, ti faccio venire anche a te al ballo organizzato dal principe. Quando le figlie: ma come, mamma, permetti a Cenerentola di venire alla festa? Lei si rivolge con quegli occhi cattivi e gli dice: ho detto se. Ecco, ho sentito la mia voce un po' come quella, mi sono spaventata. Chiusa la parentesi, quindi ho detto se. Qui ci potrebbe essere se, e ho detto se. Se avete una situazione di separazione, di addio, di split, di divisione da un signore, da questo re, in poche parole, va bene? Qui potreste anche ricevere, diciamo così, delle news, delle novità dal suo avvocato, ok? Quindi qui si potrebbe cominciare a pianificare, a parlare di un qualcosa di questo tipo. Diciamo, comincerà un pochino a rompervi le scatole. Allora, andiamo a vedere, andiamo per gradi. Cos'altro si deve aspettare l'acquario durante questa. Guarda, che vi ho detto ora? Ora che vi stavo dicendo, cosa mi è caduta? La giustizia, la legge. Quindi qui, poi magari per qualche acquario potete ricevere una multa,
Capito? Ecco, voglio dire io, per un altro acquario potrebbero essere le tasse da pagare, ma magari non ve lo aspettavate. Per un altro può essere l'ex che vi fa arrivare la lettera dell'avvocato, bla bla bla. Quindi dobbiamo un pochino fare il cappottino, cioè qui siamo in decine di migliaia, ovvio che dobbiamo un po' adeguare. Comunque, su che quello, qui c'è un uomo che ci crea dei limiti e una giustizia, che sia l'ex marito, che sia un vigile che ci ha fatto la multa, che sia un datore di lavoro che ci manda una lettera, che sia la cassa integrazione, bla bla bla, un qualcosa di questo tipo. Semplicemente potrebbero essere problemi, vedi? Guarda, potrebbero essere problemi che riguardano lui, il nostro compagno, non noi. Però di rimbalzo, di conseguenza, li respireremo anche noi. Capisci che ti voglio dire? Magari è il nostro compagno, nostro padre, nostro marito che avrà questi problemi e noi li viviamo di conseguenza. Fatto sta che sempre un giramento di scatole dovuto, fra virgolette, ad un uomo è, voi mi capite? Capito? Cioè, giralan qua o giralan là, sempre quello è. Andiamo a vedere cos'altro dicono. E infatti, guarda, qui si parla di una coppia, quindi potrebbe essere per alcuni di voi anche, qui c'è marito, moglie che litigano per un figlio, che litigano per, guarda le carte, guarda, a voglia se, guarda là, che litigano per un figlio, ma anche magari il vostro compagno che litiga con la sua ex moglie per il figlio, insomma, cose di questo tipo. Io questo ci vedo per questa settimana. Andiamo a vedere l'oracolo dell'amore, che cosa dice all'acquario. Fidanzamento, vedi? Fidanzamento, quindi di questo si parla. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato. Fidanzamento, i soldi e il lavoro. Guarda caso, ho parlato di denari, non di denari, scusate, di una causa che può riguardare naturalmente anche quello. Esprimi il tuo amore e lascia andare il tuo ex. Quindi qui potremmo avere a che fare anche proprio per un motivo di denaro, comunque quel progetto, no? Ecco, quelle richieste di cui vi parlavo prima dal nostro ex e l'alchimia, va bene? Quindi qui magari c'è anche chi è beato in coppia con il proprio fidanzato, fidanzata, compagno, eccetera, però è il nostro compagno che litiga con la sua ex e di conseguenza, ecco, io spero di essermi spiegata bene. Andiamo a vedere un pochino l'oracolo che cosa dice, poi vediamo anche i segni zodiacali coinvolti, così ci facciamo un'idea molto più chiara, va bene? Questa vuole uscire. Lavoro autonomo, di nuovo qui si parla anche di lavoro, si parla anche di lavoro naturalmente. Qui ci può essere, guardando tutte queste carte, anche un contratto di lavoro, che alcuni di voi potrebbero firmare durante questa settimana, sicuramente una nuova alba, quindi un nuovo lavoro per alcuni acquario. Qui c'è un nuovo lavoro. Se dentro di voi stavate facendovi una domanda mentre guardavate qua, come vedete qui l'oracolo vi ha dato già la risposta, che è un bel sì. Lo vedete questo sì quanto è bello? Quindi la risposta a ciò che stavate pensando è sì. Va bene? Andiamo a vedere un attimino i segni zodiacali. Quali segni zodiacali, con quali segni zodiacali avrà a che fare il segno dell'acquario durante la settimana 20-26 di luglio? O andiamo a vedere, vediamo quali segni zodiacali ci saranno coinvolti qui. Allora, l'acquario stesso, quindi magari avrai a che fare con un altro acquario, con un ascendente acquario, con un Marte in acquario, te lo raccomando, eccetera eccetera eccetera, vediamo. Ok, tutti questi. Allora, l'acquario l'abbiamo detto, l'acquario, segno del toro, il toro, i pesci, lo scorpione, l'ariete, l'ariete, andiamo a vedere, adesso ve li ho già detti quali. Ok, qui c'è anche il leone.
c'è anche il leone, un altro segno zodiacale, poi mi fermo, un altro due. Il cancro, non so se ve l'ho detto, credo di no, quindi qui c'è anche il segno del cancro e della bilancia, ok? Quindi ricapitoliamo e mettiamoci anche il sagittario, che l'ho visto, non so se ve l'avevo già detto. Allora ripartiamo, qui ci saranno, abbiamo detto, il sagittario, la bilancia, l'ariete, il leone, il cancro, lo scorpione, i pesci, il toro e l'acquario. Questi sono i segni che più mi vengono in fuori. Adesso nei commenti dimmi se ti ci ritrovi, insomma, se riconosci questi segni zodiacali e poi quello che stai effettivamente vivendo nella settimana. Dammi riscontro naturalmente, ok? Se il video ti è piaciuto lascia un bel mi piace, iscriviti al canale e io ti aspetto sempre qui con Penelope al prossimo video. Ciao, alla prossima!